previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a Te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dopo che l'uomo ebbe mangiato dal frutto dell'albero, il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che fa?» Infatti abbiamo sentito da Paolo
che il Signore fin dall'eternità ci ha scelti per essere anche noi santi e immacolati. E allora direi che questa di oggi è la festa della bellezza. Bellezza di Maria, bellezza anche delle nostre due giubilari, anche se sono un po' invecchiate, ma sono sempre belle, soprattutto dentro. E belle dobbiamo essere anche noi, come ha detto Paolo, nonostante tutte le nostre rughe, tutti i nostri difetti, belli dentro, belli interiormente. Allora ecco, mettiamo insieme in questa celebrazione queste bellezze, soprattutto quella di Maria e anche quella delle nostre due giubilari, per vedere che cosa tutta questa celebrazione, questo nostro essere qui attorno all'altare del Signore, dopo aver ascoltato la sua parola e alla luce della Immacolata, che cosa questo dice anche a ognuno di noi. Allora, innanzitutto Maria è bella perché, come ho detto nel testo citato, perché è senza macchia di peccato, e questo è il contenuto di questa festa. Maria, che è stata preservata dal peccato fin dalla nascita per quello che doveva diventare, cioè perché ci fosse in lei una degna dimora di Dio, che in lei avrebbe preso carne, si sarebbe fatto uomo. E quindi ecco che Maria è tutta bella perché è tutta santa. Questo è un altro termine che viene usato per indicare la festa di oggi, la tutta santa. E questo è anche l'impegno che 50 anni fa si sono prese queste nostre due sorelle, Suor Cesarina e Suor Gertrude. Hanno promesso davanti a Dio che cosa? Che cosa significa la consacrazione? Volgarmente, popolarmente si dice hanno preso i voti. Poi non si sa neanche che cosa siano questi voti. E poi comunque questi voti, certo, solo la promessa che viene fatta nella consacrazione di essere caste, povere e obbedienti. Però questo non è il fine ultimo. Non è perché si vuole spogliarsi di tutto questo, ma questo è orientato a camminare verso una perfezione sempre più grande, in modo da riprodurre in noi quello che dice Paolo, riprodurre in noi i sentimenti di Cristo Gesù e quindi comportarci come si è comportato Gesù. Questo è il cammino della santità, per cui fare i voti vuol dire, da una parte, innanzitutto questo, camminare continuamente in una via nella quale si cerchi di migliorare, e noi lo chiamiamo questo di essere santi. Questa è quello che voi avete fatto, quello che è il primo obiettivo della vita consacrata. E lo vediamo in Maria, che è bella per questo. Ma Maria è bella anche perché ha, come abbiamo sentito dal Vangelo di oggi, Maria è bella perché ha accolto la richiesta che il Signore le ha fatto. Ha detto sì a Dio, con disponibilità piena, totale. Ha aperto il suo cuore al Signore perché potesse entrare. Fate vostro quello che avete scritto delle parole del vostro fondatore, il beato Alfonso Maria Fusco, il quale diceva, adesso qui non ci vedo bene perché io sono la mia età, però non ho il coraggio ancora di mettere gli occhiali perché ti dico che figura faccio con gli occhiali. Comunque, se riesco però, vorrei che anche solo, dillo tu, va, la mia ombra, anche solo la mia ombra potesse fare del bene. Quindi vedete, fare del bene non è, lo si fa con la bocca, si fa con le orecchie ascoltando, lo si fa parlando, lo si fa in tanti modi, anche quando non possiamo fare più nulla, soltanto la mia ombra, la mia presenza, la mia gioia, ecco, faccia del bene. Allora eccolo lui. Continuate a crescere e ad essere gioiosi, a seminare gioia, seminare amore e seminare bene, per quello che possiamo fare. Gioia, amore, bene. E ancora una volta il vostro beato padre fondatore vi aiuterà a fare questo, perché lui lo ha promesso dal cielo. Io sarò sempre il vostro protettore, io non vi dimenticherò, io vi benedirò. Vi benedica e sia così. E adesso come
come espressione di questa volontà di proseguire la strada che avete iniziato 50 anni fa, con gioia, con amore, con desiderio di spargere bene, rinnovate oggi la vostra professione che avete fatto allora. Dio Padre, che mi ha consacrato a te nel giorno del battesimo, in risposta all'amore del Signore Gesù, tuo Figlio, che mi chiama a seguirlo più da vicino e condotta dallo Spirito Santo che è luce e forza, io mi offro a te impegnandomi a vivere in comunione di vita con le mie sorelle nello spirito del nostro Fondatore, confidando in Maria Santissima, in San Giovanni Battista, rinnovo a te, oh Dio, il voto di povertà, castità ed obbedienza della congregazione delle suore di San Giovanni Battista, secondo le sue costituzioni. La tua grazia, oh Dio, e le preghiere delle mie consorelle mi aiutino ad essere fedele a quanto promesso. E conferma in loro il santo proposito di proseguire con generosa e rinnovata dedizione il cammino che 50 anni fa hanno iniziato con tanto entusiasmo. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la pace e la gioia del Signore sia sempre con voi. Per la vita della cara Suor Cesarina e Suor Gertrude, fa che il loro desiderio di essere sante cresca e si concretizzi ogni momento, come sognava il nostro beato fondatore Alfonso Maria Fusco per ogni battistina nella Chiesa. Preghiamo. Signore Gesù. Per il Santo Papa Benedetto XVI e la Chiesa di cui tutti noi siamo parte viva, perché veda fiorire una nuova primavera di vere vocazioni sacerdotali e religiose. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. O Signore, grazie per tutti i doni di cui mi hai colmato durante questi 50 anni. Grazie soprattutto di avermi chiamato al servizio degli altri in questa congregazione delle suore di San Giovanni Battista. Ti ringrazio per questo giorno, allietato dalla presenza di tante persone a me care, che mi vogliono bene, per i miei parenti, che sono tutti presenti, e per un gruppo di ex alunne
che con gioia hanno accolto l'invito di essermi vicino. Per tutti e per ciascuno ti chiedo una particolare benedizione, Signore. Ricordati, Signore, di tante persone care che oggi con gioia mi guardano dal cielo. I miei genitori, le sorelle e la mia cara nipote Maria. Fa che godano la luce della tua pace. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Mio Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono qui oggi per ringraziarti di tutti i doni che mi hai elargito in questi 50 anni di consacrazione totale alla tua gloria. Benedici ancora il mio vivere, perché esso sia ogni giorno un canto d'amore per la tua Chiesa, per i miei cari, per tutta la congregazione. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Accogli, Signore, il ringraziamento della nostra famiglia battistina per il dono delle tue consorelle Sor Geltrude e Sor Cesarina, per i loro 50 anni di fedeltà all'amore di Dio e del prossimo e al loro impegno nell'attività educativa. Anni trascorsi sempre all'ombra della tua casa, o Dio, a servizio di tanti bambini per la loro formazione ed educazione. Preghiamo. Signore. Thank you.
pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Santo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E preghiamo Dio che Gesù ci ha insegnato a chiamare Padre, perché è sempre vicino a noi, ci accompagna nel nostro cammino, ha accompagnato queste sorelle, e ringraziamolo perché ci è sempre vicino, e qui è la forza. Lui stesso lo dice: vai avanti con coraggio, io ci sono con te. Alle volte ci sfiduciamo perché non abbiamo questa fede, chiediamo di avere sempre questa fede in Dio che è Padre. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma in pace e nella terra. E hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona a tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia di essere strumento e vincolo di gioia, unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Che la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di sì tanto la parola che io sarò salvato. Thank you.
preservata la Beata Vergine Maria nella sua immacolata concezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. E sulle giubilari e su tutti quanti invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Il Signore sia con voi. E con il Spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E a tutti voi convenuti qui per celebrare la solennità della Beata Vergine Maria Immacolata, conceda il Signore la salute del corpo, la consolazione dello spirito. Amen. Su tutti voi e sui vostri desideri, sulle vostre famiglie, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. E come sempre la messa termina qui, ma continua nella vita, alla gioia, con l'amore e con il bene che dobbiamo seminare. Amen.